La BCC di San Marzano di San Giuseppe, presso il suo auditorium di Grottaglie, presenta l'ultima fatica letteraria di Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera, prove tecniche di resurrezione, come riprendersi la propria vita. Ecco, in questo libro si affrontano tante tematiche che riguardano ciascuno di noi. Quante volte ci saremo posti l'interrogativo? Come superare una crisi di maturità? Come scegliere ciò che vale la pena conservare? Come fare pulizia senza fare piazza pulita? Come rifondare la ricerca della nostra felicità? Tra memoir e riflessione filosofica, un paradossale decalogo per fare i conti con le ansie e con le incertezze, le opportunità e le scoperte che ogni nuovo inizio porta con sé. Prove tecniche di risurrezione, come riprendersi la propria vita. Una sorta di vademecum per affrontare le difficoltà quotidiane lungo il lungo percorso della vita, tra tanti momenti tempestosi, nelle acque del mare magno della vita. Sì, diciamo racconta, partendo dalla mia esperienza personale, il momento in cui si avverte un grande cambiamento dentro di sé, che è una cosa che può succedere per molte ragioni, una delle quali per esempio è l'invecchiamento, che in genere si scopre tutto all'improvviso, oppure un trauma, una perdita, e allora a quel punto ti devi chiedere se continuare a inseguire quello che se n'è andato oppure invece provare a risorgere. Questa è un po' la proposta. Rapporto genitori-figli, innamoramenti, l'idea della morte, tante tappe della vita. Sì, diciamo, il libro è diviso in 10 capitoli, ognuno dei quali dà un suggerimento a me stesso, innanzitutto, non è un manuale, dà un suggerimento, diciamo così, su come si può provare a togliersi peso di dosso, diventare un po' più leggeri e fare questo quarto della vita, questa fase finale che per fortuna oggi è bella lunga e felice, però farlo, diciamo così, con una consapevolezza nuova, capendo, diciamo, che cosa è cambiato. Forse anche la necessità talvolta di elaborare il lutto, di fare di necessità virtù, per così dire. Sì, io penso che si arriva a un punto della vita in cui non c'è più niente da dover dimostrare, cioè si è più liberi. Anche la coscienza dei propri limiti, per esempio i limiti fisici, che piano piano arrivano, è una liberazione da molti punti di vista, perché consente, diciamo, di perseguire più liberamente le proprie aspirazioni, i propri desideri. Quindi, diciamo, la cosa più importante secondo me è fare pulizia, liberarsi delle cose che non sono essenziali e che purtroppo molto spesso ci tirano, ci trascinano, ci impediscono di andare avanti. Sant'Agostino diceva adequatio persone ad rem, la capacità della persona di adeguarsi alla cosa, alla nuova realtà che si sottopone alla propria attenzione. Insomma, non posso entrare in competizione con Sant'Agostino, se l'ha detto lui ha ragione. Il dottor Emanuele Di Palma, direttore generale di San Marzano di San Giuseppe, continua il supporto della BCC in favore di iniziative altamente culturali e direi questa sera con un valore appunto filosofico, perché parlare di prove tecniche di resurrezione, l'ultima fatica letteraria di Antonio Polito, diciamocelo così, apertis verbis, ci aiuta a vivere meglio, ad affrontare con serenità le difficoltà della vita, un mondo in evoluzione. Sì, è proprio questo quello che Antonio Polito vuole trasmettere. Ci sono alcune linee autobiografiche in questo libro, ma in linea di massima vuole presentare al mondo dei sessantenni, che ormai ha un grande numero di adepti, perché ormai gli ultra sessantenni si avviano a essere quasi un quarto della popolazione italiana, non più un'età, una vita intesa come la parte finale della propria esistenza, ma una nuova esistenza. Quindi ci fa veramente piacere ospitare un autore di questo livello qui oggi nel nostro auditorium a Grottaglie, dove proseguiamo questa linea di presentazione di libri indipendentemente poi dal personaggio. Cerchiamo proprio di essere molto trasversali, quindi libri che coprano un po' tutto l'arco di interesse. Il 14 marzo per esempio ospiteremo Gentiloni, che anche lui ha un bel libro da presentare e sarà il nostro ospite. Quindi abbiamo visto che è molto gradito questo modo di presentare autori con libri
interessanti e continueremo a farlo. Fare cultura rispettando, io dico, la dimensione umana, non la cultura quella pomposa, ma quella che davvero penetra nella coscienza di ciascuno di noi. Sì, la cultura di chi ha qualche cosa da dire e non di particolarmente complicato, cioè che può essere naturalmente compreso da tutti noi, scritto bene, che però in questo modo possa colpire, non possa essere soltanto un qualcosa, diciamo, che lì nell'aria e che viene solo inseguito. Nell'iperuranio delle idee, no. Cose semplici, però cose intelligenti, cose fatte bene. Buonasera a tutti, scusate per la pioggia, ma quella non l'avevamo potuta prevedere e tantomeno evitare. Un caro saluto a tutti, in particolare consentitemelo agli amici di Alberobello, il presidente e il direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, con i quali abbiamo iniziato un nuovo percorso, del nostro gruppo bancario, che ci vedrà sempre più vicini e sempre più a difesa del nostro magico e negletto sud. La vecchia frase non è mia, ma che ripete di Walter Scotti. Lo dice anche agli altoatesini quando li incontri. Sì, glielo dico, ma da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce. Quindi questa sera abbiamo con noi un autore che già conosciamo, è già stato nostro ospite, per fortuna è un nostro uomo del sud, perché nasce a Castellammare di Stabia, posto bellissimo, verso la fine del secolo scorso, diciamo, senza entrare nel... verso la fine della seconda metà del secolo scorso. Come sapete è un noto giornalista, ha avuto anche una importante parentesi politica, noto ai più per aver fondato e diretto il quotidiano Il Riformista. Poi ha scritto ovviamente per l'Unità, per la Repubblica, ovviamente oggi è vice direttore del Corriere della Sera e autore di diversi libri. Particolarmente interessante, forse anche per me, per la nostra generazione, perché è un libro che poi alla fine parla di noi. Il libro che presenterà questa sera si chiama Prove tecniche di resurrezione e come riprendersi la propria vita. Ed è un racconto che va un po' dall'autobiografico, perché c'è sicuramente qualche nota di autobiografica, una riflessione più filosofica su questa età, su questo quarto, diciamo, di vita che possiamo dire che comincia intorno ai 60 anni. Quindi ci darà la sua visione, che devo dire ho condiviso in molte parti. Non dico tutte, perché forse, questo è un complimento per lui, c'ha un pizzico in più di ottimismo rispetto a me, specie per quello che riguarda le generazioni future, spero che abbia ragione lui, ovviamente, e quindi passa da un argomento all'altro della vita quotidiana di noi tutti, però guardandolo con lo sguardo di chi ha raggiunto i 60 anni di età. Quindi molto interessante, io non voglio aggiungere altro a questo proposito, perché altrimenti mi priverei di ascoltare le parole del nostro autore. Solo una piccola nota di servizio: alla fine poi il direttore Polito sarà a vostra disposizione per il copia firma dei libri, e così possiamo anche avere un suo gentile autografo. Per partire, io appunto vorrei un po' chiedere al nostro autore, ma quello che hai scritto è un vero e proprio bilancio oppure un qualche cosa più in prospettiva? Con quale spirito tu hai scritto questo libro? Grazie. Beh, grazie a te innanzitutto per l'invito, per la scoperta di questa bella sala, per la Puglia. Ogni volta che vengo in Puglia sono felice veramente, perché è una questione puramente culinaria, però insomma culinaria ed è, anzi enogastronomica, per la verità. Già ho cominciato prima di Edda, Bianco Fantastico. E veramente grazie. Dunque, in realtà
Il libro parte da una vicenda personale, in realtà da un piccolo trauma, per fortuna piccolo. Io penso che nella vita di ognuno c'è il momento in cui all'improvviso ci accorgiamo che qualcosa di noi se n'è andata e che c'è stato un grande cambiamento dentro di noi. Siamo una persona attiva, viva, precisa, combattiva, ci sentiamo dentro quelli di prima, però ci guardiamo allo specchio e capiamo che in realtà non siamo quelli di prima, siamo una persona diversa. Questa cosa a me è successa per fortuna, diciamo in relazione un po' alla quel momento in cui ti accorgi del cambiamento di età, del passaggio di età, perché poi l'invecchiamento è un processo lunghissimo e progressivo, però è come la neve, no? Cade un fiocco una volta, poi la mattina ti svegli e sembra tutto bianco. Un po' c'è un momento in cui ti accorgi all'improvviso che è cambiato qualcosa in te, però è un'esperienza che io ho sentito molto spesso raccontare anche da chi magari ha perso un genitore o da chi ha avuto il bisogno di cambiare di fronte a una sconfitta sul lavoro, una delusione amorosa. Ci sono dei momenti in cui tu senti che un pezzo di te se n'è andato. E allora quelli sono i momenti in cui devi decidere se inseguirlo, se provare a riacchiapparlo. Tutti ti dicono no, ma tu non ti preoccupare, non è cambiato niente, sei giovane, sei in gamba, sei forte, ricomincia. Oppure invece prenderne atto e semplicemente dire io sono un altro, è cambiato qualcosa di profondo in me e quindi devo risorgere. E anzi magari posso sfruttare l'occasione per liberarmi di una serie di pesi che nella vita mi si sono accumulati addosso per ragioni oggettive, pratiche, di invidie, rabbie, rancori, delusioni e abbracciare invece una vita nuova, perché in effetti, a proposito di invecchiamento, la grande novità della nostra epoca è che quando ti accorgi di questa cosa, davanti a te c'è un'altra vita ancora, perché per fortuna, grazie a Dio, non è più come mio padre diciamo, a 60 anni era un vecchio, per non dire di mio nonno, diciamo nell'impero romano la vita media era 30 anni. Oggi per fortuna quando ti accorgi di questo hai davanti a te una vita ancora, devi fare qualcosa però, cioè non è che puoi passare in questo resto della vita così a ripensare a quando eri giovane, devi risorgere, puoi risorgere, e quelli che ti dicono ma perché stai a pensare a queste cose, c'hai davanti a te ancora una vita, no, è proprio allora che bisogna pensarci. Cicerone ha scritto il Desertute a 62 anni, gli è andata bene perché a 63 l'hanno ucciso. Quindi insomma cioè, bisogna sbrigarsi a mettere i propri pensieri, a ripensare un po' a se stessi. E quindi nel libro poi alla fine comincia questo percorso, comincia col pensiero della morte, con la proposta di fare pace col pensiero della morte. Qualcosa che nella nostra epoca è un tabù, ma non è sempre stato, ancora. Quando io ero ragazzo, io sono stato portato sul capezzale di mio nonno morente, perché veniva considerata una roba, soprattutto al sud, una roba quasi, diciamo così, educativa, no? Cioè il passaggio di consegne, mi ha dato i gemelli, l'orologio, la famiglia continua, il primo nipote maschio e così via. Oppure ricordo ancora nel paesino di mia mamma che stava nel Casertano, nell'Alto Casertano, mi ricordo ancora quando moriva qualcuno, questi due giorni di festa che si facevano, c'era cioè il morto sul letto che stava lì per due giorni, tutto bello vestito, elegante, la gente, i vicini portavano da mangiare, c'era un banchetto spaventoso, penso anche a qui da voi, c'erano le vicine che venivano a disperarsi, a strapparsi i capelli per mostrare di soffrire, cioè qualcuno ha scritto che nell'Ottocento si mostrava la morte per insegnare, diciamo così, ai bambini cosa fosse la vita, e si nascondeva il sesso. Invece nella nostra epoca si mostra il sesso e si nasconde la morte.